una parola proprio sintetica, direi che stiamo forse realizzando una grande rivoluzione, quando un bene pubblico che nella nostra testa, un po' per tradizione sbagliata, pensiamo che significhi che è un bene di nessuno, perché è pubblico, quindi non è di nessuno, a riuscire ad arrivare a pensare che un bene pubblico è pubblico perché è di tutti. Inaugurata questa mattina in Via dei Cristallini la sezione Giovani delle Fiamme Oro, una palestra di ginnastica, judo e pugilato dedicata ai ragazzi e alle ragazze del Rione Sanità. Quello che mi ha colpito è l'umiltà e lo spirito di servizio, perché io ritengo che questo tipo di attività sia un'attività che rientri a tutto tondo in quelle che sono le funzioni della Polizia di Stato, la vicinanza con i cittadini, la possibilità di crescita e il servizio nei confronti dei cittadini. Oggi è un grande risultato, poi i cittadini sono al centro di tutto, del nostro lavoro e, no, e tutto il nostro impegno è per cercare di garantire ai cittadini le migliori condizioni di vita, di sicurezza e dando delle prospettive. Questa prospettiva, a mio avviso, è una prospettiva importantissima. Prospettiva di educazione, di legalità e di vicinanza. E per questo sono felice veramente di essere qui oggi. Ospitato in una struttura comunale, in passato adibita ad ospizio, il centro è stato realizzato grazie a un accordo fra il Comune di Napoli, la Questura di Napoli, la Fondazione San Gennaro e le Fiamme Oro della Polizia di Stato. Il sostegno alle attività sportive rientra fra le iniziative per favorire l'inclusione sociale e la diffusione della cultura della legalità. Questa è una struttura del comune, quindi senza il comune e senza la terza municipalità questo obiettivo non si poteva raggiungere. L'abbiamo voluto fortemente, è un progetto in evoluzione, grandissima intesa con la Polizia di Stato, con la Questura di Napoli, il Ministero dell'Interno, le Fiamme Oro. Ovviamente con il privato sociale che fa un lavoro straordinario, a parte la Basilica della Sanità, Ernesto Albanese, Padre Antonio Loffredo, Fondazione Comunità di San Gennaro con Pasquale Calemme e la dimostrazione che anche nei periodi della pandemia non abbiamo mollato. Ma non è finita qui, perché qui non ci può stare solo lo sport, le Fiamme Oro, che è un messaggio fondamentale, ma deve essere il luogo dell'accoglienza delle fragilità di questa parte centrale, il cuore pulsante della nostra città. Quindi qua accoglieremo le persone in difficoltà, i minori a rischio, gli anziani che non ce la fanno da soli, è il modo migliore per affrontare la pandemia sociale. Quindi sono davvero contento, un lavoro di grande sinergia anche tra il Comune di Napoli e la terza municipalità.